Buonasera. Anche questa sera, come domenica scorsa al Teatro Splendor, presenteremo brani composti durante il Seminario Europeo per i Giovani Compositori, che si svolge ad Aosta a cadenza biennale. Brani che saremo lieti di condividere se qualche direttore dovesse trovarli di suo gradimento. Solo in Dio trova riposo l'anima mia. Da Lui proviene la mia salvezza. Lui solo è la mia roccia e la mia salvezza, il mio alto rifugio. Io non potrò vacillare. Confida in Lui in ogni tempo, o popolo. Apri il tuo cuore in Sua presenza. Dio è il nostro rifugio. Dal Salmo 62 di Angelo Bernardelli in God Alone. Da un brano di stile decisamente classico ad uno più contemporaneo, come contemporaneo è il suo autore Mathieu Grange. Lo avete visto cantare nelle Note Fleuries, lo avete visto dirigere la Chorale Louis Cunea, questa sera ascolterete una sua composizione. È un brano di quelli che al seminario non abbiamo avuto il tempo di studiare, se non sommariamente, e ci piaceva riprenderlo. È stato anche occasione di incontri con il compositore per capire le sue intenzioni e cercare di realizzarle. Una specie di work in progress. Di Mathieu Grange, Jubilate Deo.
Restiamo sul contemporaneo. Restiamo sul contemporaneo con il prossimo brano Nature Is di Camilla Andrea Piovano, giovane compositrice torinese, ha scritto su un testo di Emily Dickinson. Natura è ciò che vediamo, la collina, il pomeriggio, lo scoiattolo, l'eclissi, il calabrone. Di più, natura è cielo, natura è ciò che udiamo. Il bobolink, un piccolo merlo, il mare, il tuono, il grillo. Di più, la natura è armonia. Natura è ciò che sappiamo, ma non abbiamo l'arte di dire. Così impotente è la nostra sapienza di fronte alla sua semplicità.
Terminiamo la nostra esibizione con un brano scritto da Giovanni Molaro, compositore friulano e apprezzatissimo pianista che abbiamo conosciuto al seminario, su un testo di Rainer Maria Rilke, considerato uno dei più importanti poeti di lingua tedesca del XX secolo, Liebeslied, canto d'amore. Come potrei trattenerla in me, la mia anima, che la tua non sfiori? Come levarla oltre te all'infinito? Potessi nasconderla in un angolo sperduto nelle tenebre, un estraneo rifugio silenzioso, che non seguiti a vibrare se vibra il tuo profondo. Ma tutto quello che ci tocca, tu ed io insieme, ci tende come un arco, che da due corde un suono solo rende. Su quale strumento siamo tesi e quale grande musicista ci tiene nella mano? Oh dolce canto. Thank you.
il coro Canto Leggero, Luigina Steveneni, altro direttore